Ben ritrovati, un saluto a voi tutti. Scusatemi se inizio sorridendo, ma un amico mi ha mandato un messaggio vocale e quindi faceva riferimento al coraggio di vaccinarsi. Ecco, bisogna un po' riflettere se si è più coraggiosi nel vaccinarsi o nel non vaccinarsi, visto che se si è vaccinati si è, diciamo, coperti e quindi si può contrastare il virus. Se non si è vaccinati è più probabile che si possa andare a finire in ospedale. Ecco, quindi chi è più coraggioso, chi si vaccina o chi non si vaccina? Possiamo riflettere su questo oggi. Chiamateci e ci lasciate soli, ci lasciate. Mimì, chiamaci per piacere. Riflettiamo su questo fatto. Si è più coraggiosi nel vaccinarsi o nel non vaccinarsi? Leo, chiamami pure tu, e che caspitina. Mi hanno mandato poi altre immagini che riguardano un incidente che purtroppo c'è stato nel centro abitato. Mi sembra via Maselli Campagna, sì. Oltre agli agenti della polizia locale è intervenuta un'auto medica. Vedo dalle immagini, quindi evidentemente per soccorrere gli automobilisti. Sì, vediamo un po'. Ah, e quindi è proprio l'incrocio tra via Maselli Campagna e questa è la, che sta strada, non mi ricordo, che porta alla scuola Lucarelli, poi mi diranno che strada è quella. Allora, sì, questa è un'immagine incidente di poco fa. Ecco, quindi noi dobbiamo immaginare che oltre al Covid, oltre alle varie problematiche legate a questa pandemia, poi sia i medici, sia gli operatori sanitari che gli agenti devono intervenire per quanto succede nella normalità del nostro vivere quotidiano, e quindi dobbiamo pensare anche che quando si fa riferimento al coprifuoco si devono tenere presenti questi aspetti, che meno gente, meno persone sono per strada, meno persone utilizzano l'auto, meno persone passeggiano e c'è una maggior probabilità che non avvengano incidenti e che non vi sia la necessità sia dell'assistenza medica che di quella della polizia locale o di altri agenti. Abbiamo una chiamata? Sì. Ah, quindi evidentemente vedremo se è per segnalare qualcosa o per riflettere sull'argomento. Però Mimì, mi devi chiamare, Mimì, per piacere, chiamami Mimì, e perché Mimì ci chiama quando vanno in onda le repliche. E io gli ho detto, caro Mimì, chiamami in diretta, così possiamo chiacchierare un po', come se fossimo due amici al bar, non quattro, così non ci assembriamo nemmeno attraverso la televisione. Buongiorno, chi parla? Buongiorno Luigi, buongiorno a voi e a tutta la redazione. Ah, il nostro amico Leonardo. Benissimo Leonardo. E allora oggi è più coraggioso chi si vaccina. Che ci vuoi dire prima di tutto, scusami? Perché ci hai chiamato? Senti, volevo parlare un attimo anche del fatto di Ginoso Marina che ho mandato. Ma tu hai tanta voglia di andare al mare, presumo, è vero? Diciamo di sì, dai. Perché ora ci siamo stancati a star chiusi in casa. Ma tu hai la barchetta, ti piace, fai la nuotata, voglio dire, o sei, vai in spiaggia, apri l'ombrellone e ti fai il pisolino all'ombra, che fai? No, l'ombrellone non mi metto mai sotto l'ombrellone, mi metto sotto al sole. Ah. E poi io sto sempre in acqua, e piace stare in acqua. A mollo. Bravo. Ma poi non ti fanno tutte le ditina ruvide, tutte increspate, sei costretto a uscire? No, vabbè.
Vabbè, non è che devo puoi stare un'ora, 2 ore, almeno 10 minuti, un quarto d'ora E quindi la tua spiaggia preferita, lo abbiamo capito tutti, è Ginosa Marina o Marina di Ginosa, come preferisci chiamarla tu? Marina di Ginosa. Ah, e che dista a pochi chilometri da Ginosa città? Sì. Sì, sono se non vado errato, un 20 chilometri da Ginosa città, se non vado errato. Ah, è un bel po' distante allora. Sì, sì. E quanti abitanti fanno? Pochi abitanti sono. Eppure se... Sì, ci... se non erro. Saranno a Marina di Ginosa, se non erro saranno 10.000, però l'estate 10.000. Aumentano ancora di più. 10.000. Che aumentano. Beh, siccome noi non possiamo dare i numeri, amico Leonardo, noi ci fidiamo e va bene, ma adesso la redazione va a controllare, che altrimenti ci chiama qualcuno, dice avete dato i numeri. Vabbè, il posto non è che giocherà all'otto. Ah, e diamo i numeri. Ah, perché tu giochi all'otto, scusa? No, non sei il tipo da giocare all'otto tu, non mi sembra. No, no. Allora, a Ginosa Marina c'è la spiaggia. Cosa ti piace di questa spiaggia, che ha ricevuto, se non ricordo male, la bandiera blu? Sì, ti confermo. Cosa ti piace? Ciò che piace, diciamo, che c'è un bel lungomare, però sì. Questo lungomare viene trascurato. Perché? No, perché non ci sono i bagnini? So che ci sono anche i bagnini durante il periodo estivo, che danno una mano ai bagnanti nelle spiagge pubbliche. Nelle spiagge libere. Spiagge libere. Sì, sì, su questo sì. E quindi sì, cosa non ti sono... Libere, maggiore attenzione, in che senso? Maggiore attenzione. Va bene, quelle a pagamento è obbligatorio, ma quelle libere c'è il comune che, se non sbaglio, individua dei... Sì, come norma è così, però alcune volte, diciamo, non ci stanno. Vabbè, c'hanno gli orari, evidentemente. L'Italia è tutta una fascia oraria, è tutta una fascia oraria. C'è anche l'orario in cui devi entrare in acqua e puoi affogare, rischiare di affogare. E poi interrangono i bagnini. E devono intervenire poi i soccorsi. Quindi tu, mi raccomando, consiglia ai tuoi amici di controllare prima di tutto la colorazione della bandiera. Deve essere... Allora, se è rossa non puoi entrare perché è pericolo. Deve essere bianca per andare sul treno. Se è gialla ti dice che... c'è quasi un pericolo e deve essere bianca, diciamo, puoi andare. Bianca è la soluzione migliore, specialmente per chi come te ha più di 20 anni. Ma tu hai qualche brevetto del nuoto, dico, sai nuotare, sei bravo a nuotare. Di nuotare, diciamo, mi arrangio, non c'ho nessun brevetto. Che significa mi arrangio? Che nuoti come i cagnolini o nuoti con le bracciate da nuotatore? No, nuoto normalmente, però diciamo non ho il brevetto, ecco. Ma diciamo 5-10 metri me li faccio. 5-10 metri? Così pochi? Sì, poco, non è troppo. È pochissimo 5-10 metri in mare, sei alto 2 metri tu, 5 metri significa 2 bracciate. Mannaggia, ma tu ci vuoi prendere in giro tu oggi, eh? Ci vuoi prendere in giro, non ci crediamo proprio che tu faccia 5 metri, sei alto 2 metri, se allunghi il braccio ne fai un altro metro e qualcosa, 5 metri significa 1 e 2, non ci credo, no. E il dorso, come va col dorso? No, insomma, vabbè, no. Al 100%, ma diciamo al 20%, dai. Ecco, mai è successo di scontrarti con qualche altro che sta in acqua? No. Si riesce a nuotare tranquillamente, senza problemi? No, si riesce. Basta che vai con all'acqua alta, allora sei bene. Va benissimo. L'acqua alta che significa? 3 metri? 2 metri e mezzo? 2 metri? Sì, diciamo l'altezza mia, che l'acqua mi deve arrivare vicino al collo, allora va bene. Quella sarebbe l'acqua alta per te, mannaggia Leonardo, quando diciamo sei... alta, oddio, sarebbe uno di un metro, 2 metri. Comunque mi dicono dalla redazione che mentre Ginosa città
conta 21.682 abitanti, Marina di Ginosa poco più di 4.000. Però... tu da 10.000 ne avevi detto, tu ne avevi detto 10.000 e qua ci chiamano e ci tirano le orecchie poi. Non ci dobbiamo imbrogliare. Poi ci chiamano, dici, i giornalisti si imbrogliano. Non ci imbrogliamo, mi raccomando, Leonardo, non ci imbrogliamo. E stamattina ti sei alzato in buon'ora? Sì, mi sono alzato, ho portato mio nipote alla scuola e l'altro nipotino alla scuola. Dopo alle 9 ho preso mia moglie, ho preso mia moglie e siamo andati a fare il vaccino. Stop, prima di arrivare al vaccino andiamo ai piccoli, ai nipotini, quindi sei nonno, il nonno accompagna i nipotini a scuola e hanno sofferto secondo te questi bimbi nello stare a casa quando non era possibile frequentare di persona la scuola, essere in aula? Diciamo un po' sì, hanno sofferto perché diciamo non potevano uscire, non potevano andare da nessuna parte, stavano sempre chiusi in casa. Su questo sì. Si lamentavano di non poter vedere l'amichetto, di non poter parlare con gli amici. Certamente, certamente sì. E soffrivano anche nel non incontrare gli insegnanti? Senti, su questo mi sa di sì, perché non di preciso, però sì, perché facendo la lezione con la maestra e roba varia è tutto diverso di fare quella in video lezione. Il collegamento, perché è più stanchevole farla. Il collegamento a distanza li stanca, li fa perdere la concentrazione, sì. Si stancano e... Ho capito. Questo significa far soffrire anche i nonni, i genitori, è vero, preoccuparli. È logico, è normale. Allora, c'è confusione, c'è caos all'ingresso a scuola, si riesce ad entrare tranquillamente o si crea troppo caos? Sarebbe meglio magari differenziare gli orari d'ingresso, avere degli orari con intervalli maggiori? Anche la verità no, perché esce la maestra di ogni classe, sì. Magari esce un'ipotesi, esce la prima classe, la maestra della prima classe ed entra la prima classe, poi esce quella della seconda e man mano diciamo scalando entrano, però non fanno assemblamento. Quindi entrano quando l'insegnante li chiama classe per classe, ogni insegnante chiama la sua classe. Bene, sì. E i bimbi sono disciplinati, sanno già che devono seguire queste indicazioni, sono già organizzati. Sì. Non c'è nessuno che invece, non appena vede che il nonno si è distratto, scappa e va via o se ne va a parlare con l'amico dell'altra classe. Sono bravi. Ma poi voi nonni vi assembrate all'esterno a chiacchierare un po', no? No, però ci sono altri, però si mantengono sempre la distanza, magari che ragione. La mascherina, come va la mascherina? Sotto il naso, sotto il mento, dove? No, sopra il naso. Indossata il naso. Bene. Vabbè, che Leonardo ci sta raccontando, uno sprazio di regolarità, di rispetto delle regole, non solo da parte dei più piccoli, dei bimbi, ma anche dei grandi. E qui ci fa piacere dire che evidentemente siamo stati molto responsabilizzati e quindi abbiamo ben compreso che con il virus non si scherza. È normale, è logico. Magari abbiamo avuto qualche amico, qualche parente che purtroppo ha sofferto, è stato a casa in quarantena, dovuto ricorrere alle cure sanitarie. Anche su Facebook magari si può leggere di qualche collega, di qualche amico del lavoro che ha dovuto seguire le cure sanitarie. Va bene, allora, ci dicevi, vi è stato inoculato il vaccino? Sì. Bene. Stamattina l'ho fatto va tutto bene. L'hai fatto? Sei andato al centro? No, sono andato dal medico curante, me l'ha fatto lui direttamente, sia a me che a mia moglie.
Ah, ho capito. E quindi come ti senti? Ti senti più potente, Superman adesso? Come ti senti? Come ti senti? Ah, beh, mi sento più tranquillo, diciamo, perché è una dose, la prima dose è questa. Ah, tu dici non si nota nulla dal punto di vista fisico, per ora nessun problema, diciamo, non è, sai, qualcuno ha detto che ho avuto qualche un po' di dolore di testa, pesantezza, dolori muscolari, no, tutto bene, tutto bene. No, da stamattina che l'ho fatto, fino a quest'ora, tutto normale. Ci fa piacere, ci auguriamo che non ci sia nessun sintomo. Ora, Leonardo, ma tu ci stai seguendo attraverso la televisione, mi dicono, dalla regia, e c'è questo riverbero dell'audio che ritorna nella nostra conversazione. Sì, ho abbassato pure il volume. Oh, benissimo, benissimo. Ma mi vedo a colori, mi vedo a colori? Bianco e nero. Bianco e nero, regia, mi raccomando, colora la mia immagine. Colora la mia immagine. La faccia la vedo bianca, pallida, però la devo un po' più. Mi vedi a viso pallido, mi vedi? E benissimo, accettiamo anche. Che ti devo dire, caro Leonardo? Ci vorrebbe un bel pezzo di focaccia adesso con quel pomodoroncino su, quello, il pomodoro rosso, bello alla barese, lo mangeremo adesso in diretta e il colore affiorerebbe dappertutto. Mi sentirei senz'altro meglio, perché adesso c'è l'anguore. Ho saltato il break delle 11 quando si mangia qualcosina, quando comincia l'anguore, perché chi si alza presto come te poi verso le 10:30, 11, comincia a sentire l'anguore, no? Sì, è certo. E abbiamo saltato quell'appuntamento. Quindi sei soddisfatto perché sei andato al medico e quindi il medico ti ha... E quindi tra quanto tempo adesso dovrai rifare, dovrai avere il richiamo? Devono chiamare loro. Lo devono chiamare loro. Ah, il medico deve chiamarlo. Ti farà sapere, perché il problema è avere le dosi per poter il vaccino, per poter fare questo richiamo. E allora sei contento, ti senti più rilassato, ti senti, diciamo, non c'è più quell'ansia, ma sai che devi continuare a indossare la mascherina, vero? Sì. Quella indossavo sempre, devo continuare a indossarla. Perché sai, qualcuno potrebbe pensare, ho ricevuto la prima dose, magari ho ricevuto anche la seconda dose, adesso posso andare in giro senza mascherina, senza problemi. Invece no, bisogna continuare ad essere prudenti e usare il dispositivo di protezione individuale. Allora, torniamo a Ginosa. La spiaggia ci piace, questo ci piace, l'acqua è bella, più o meno più salato o meno di altre località, i ginosini sono persone, brave persone, si dialoga, c'è molta amicizia, nel periodo estivo ci si diverte un po', anche se meno a causa del Covid, perché non ci si può fare più di tanto, insomma, sempre alla distanza. Ecco, e cos'è che non va a Ginosa? Cioè, perché ci hai mandato queste foto? Gino, se fai una carrellata, vedrai che io parlo sempre del lungomare, perché il lungomare è bellissimo, a me piace. Ma questo, scusa, però vederlo in quelle condizioni, vederlo in queste condizioni non è bello. E che c'è di male? Sono tre bottiglie e una lattina. Tre bottiglie, poi magari dopo 5 minuti dallo scatto della tua foto sono state raccolte. Magari. Non sono stato. Quindi tu. No, vedi l'erba che sta proprio trascurato. Poi ci sono dove ti siedi, che stanno anche rotte. Le panchine. Le panchine, lo vedi. Non è che ti puoi sedere. E poi non è che vanno messe così come stanno messe. Quelle sono state tirate, che stavano, diciamo, fisse. E sono state messe così davanti all'altro, questo stesso è il lungomare. Adesso stiamo vedendo queste confezioni della pizza. Sì. E vabbè, quindi... la cosa strana è che quando si dà la bandiera blu si fa riferimento anche alla pulizia, alla raccolta differenziata.
E quindi se è stata rilasciata la bandiera blu, controlliamo redazione per piacere, anche quest'anno, non vorrei sbagliarmi, se è stata rilasciata, assegnata più che rilasciata, assegnata la bandiera blu, ma chi è venuta lì non si è reso conto che la raccolta differenziata, la pulizia è un po' scarsa? La raccolta differenziata la fanno una sola volta a settimana, la fanno il sabato solamente, basta. Come sarebbe sabato solamente? Vabbè, c'è il giorno in cui si... Sabato e poi l'altro sabato fanno anche l'altra raccolta. No, scusami, ma c'è la giornata in cui si esce il contenitore dell'organico, poi quello la carta, quello indifferenziato, la plastica e così via. Sì. Perché tu dici una sola volta alla settimana? È perché, diciamo, guardate adesso che i villeggianti, io parlo dei villeggianti, e là come fai? Non la puoi fare una sola volta a settimana, la differenziata, che non la puoi fare. Perché sai la contata gente, perché là poi a Ginosa Marina l'estate aumenta la gente, i forestieri e roba varia, là aumenta. Se sono, come hai detto, 4.000, da 4.000 arrivano di più di 10.000. Tu dici 4.000 sono... Come fai a tenere? Ah, ho capito, tu prima quando hai detto 10.000 ti riferivi... anche i forestieri, a coloro i quali vengono, prendono la villa al mare, in albergo, insomma, o magari vengono solo in giornata, vengono la mattina, arrivano di buon'ora la mattina e vanno via a tarda sera. Ma io quanto non ho capito, ma la raccolta differenziata, perché tu insisti nel dire una sola volta a settimana? E perché insisto, l'ho detto, perché d'estate siamo qui in parecchi diciamo villeggianti, allora che succede? Poi tutta quel che anche che vengono al mare, che vengono per un giorno o quel che sia, la lasciano là quella spazzatura e rimane là fino, diciamo, al sabato e nessuno la va a raccogliere. E poi succede che si fa, diciamo, le montagne di spazzatura. Ma scusami, non passano come, diciamo, ad Acquaviva e negli altri paesi tutti i giorni, dal lunedì al sabato, a raccogliere i rifiuti a seconda del conferimento dell'organico, plastica, indifferenziato? Eh sì, però c'è, diciamo, la... perché non lo tengo a portata di mano perché la tengo la Ginosa. Però ti dico, per me non va fatta una sola volta la raccolta, ma avrà almeno due volte. Al giorno? Almeno due volte. Al giorno? No, al giorno, ma a settimana. Io dico a settimana, poi due giorni al giorno, Quindi, no, la cosa che non mi è chiara è del perché, cioè, a me risulti che a Ginosa passino, come negli altri comuni, come ad Acquaviva, in determinate giornate per raccogliere la carta, la plastica e l'organico e l'indifferenziato. Quelli passano. E quindi più volte nella settimana passano più volte. Dove non fanno la pulizia giornalmente? Nelle strade pubbliche? Eh sì, anche nelle strade pubbliche. Penso che anche sulle foto si è visto. Le foto. Quelle sono da due giorni che sta così, che sono due giorni. Ah, quelle immagini. Dei contenitori della pizza e di altro sono più giorni che tu sei più giorni in cui tu hai fotografato, sei andato, che ti devo dire, lunedì e il mercoledì le trovate ancora lì. No, sono andato la domenica e poi il lunedì stava ancora così. E il lunedì pomeriggio era ancora così. Eh sì. Ho capito. Vabbè, segnaliamo che giustamente, come tu dici, in una città balneare, in una città importante come lo sono tutte le località turistiche, dovrebbero ricevere maggiore attenzione da parte degli amministratori, perché nel momento in cui io vado in quella località ho bisogno di vedere, insomma, attorno a me il rispetto dell'ambiente, una buona cura del verde pubblico, una buona pulizia delle strade. Poi se è stata assegnata la bandiera blu ci deve essere anche una buona raccolta differenziata. Ci sono diversi parametri presi in considerazione da chi assegna la bandierina blu, e l'ambiente è importantissimo.
perché poi io immagino quell'immondizia con un po' di vento potrebbe anche andare a finire in mare, e mentre tu ti fai la bracciata, la nuotata, te la ritrovi tra le mani, per non dire in testa. Non va per niente bene in una località come quella di Ginosa Marina. Questa schifezza non si deve vedere. Ci deve essere prima di tutto una buona videosorveglianza, secondo me. Quindi il sindaco di Ginosa città farebbe bene a investire un po' di soldini, anche perché, se non ricordo male, ma si paga ancora il gettoncino lì per parcheggiare? O è gratis? Sì, sì. Allora, praticamente, sì. Se non vado errato, inizia da luglio fino ad agosto. Si paga per la mezz'ora, l'ora, per la mezzagiornata, sì, sì, sì. Per la giornata, sì. Si paga. Si paga, sì. E quindi paga, sì. Poi io vado al bar, consumo, vado al ristorante e consumo, e quindi i soldini a Ginosa li lascio io bagnante, io cittadino. Sì, sì. Questi soldini devono essere spesi per la comunità, certo, quel del bar paga le tasse, dalle tasse che poi versano bisogna spendere per la comunità. E quindi, evidentemente, però, tu sei insoddisfatto di questo. Ho capito bene? Insomma, sì, sì. Perché... Dì. Vabbè, e quindi raccogliete un po' di firme, per piacere. Raccogliete un po' di firme, 100, 200 firme, e mandiamogliele, mandatele al sindaco di Ginosa, e così fa maggiore attenzione. Perché, insomma, anche l'anno scorso tu ci hai fatto qualche segnalazione. A proposito dei rifiuti, certo, ci sono gli sporcaccioni, se uno lascia la busta aperta facilmente l'immondizia va a finire per strada, se sono sporcaccione e così dallo scarso senso civico da bere la birra e da lasciarlo sul muretto, da mangiare il panzerottino, a lasciare i fazzolettini, a mangiare il gelato e lasciare il contenitore, i cucchiaini e sporcizie varie dappertutto, la colpa principalmente è mia. Ma è naturale che poi, se c'è il pagamento di un servizio di pulizia, c'è chi deve farlo in maniera ottimale. E da una parte si sanzionano i deficienti e gli sporcaccioni, e dall'altra si fa una buona pulizia. Anche perché là sono state spese per il parco, per l'area, non so come si chiami, non ricordo bene, sono stati spesi anche soldi della Comunità Europea per organizzare un buon percorso nel parco che c'è lì a Ginosa Marina. Ah, sì, sì. Vero? Sì. Un bel parco dove sì, uno sì, può... No, è un bel parco anche là, quello è un bel parco. Con fondi della Comunità Europea, se non ricordo male, quindi deve essere preservato anche lo stesso parco. Insomma, le videotelecamere, ormai lo abbiamo capito, serve la videosorveglianza, ma da anni lo abbiamo capito. E quindi, anche perché se a Ginosa Marina non c'è meno... Cioè non è città come Ginosa città, dove c'è il comune, dove ci sono le agenti, dove c'è la stazione dei carabinieri. C'è la stazione dei carabinieri a Ginosa Marina? Sì, sì, c'è la stazione dei carabinieri, ci sono i vigili pure. C'è la stazione dei carabinieri a Ginosa Marina? Sì, sì, ho detto sì, c'è quella, ci sono anche i vigili. No, una cosa è dire che tu vedi in giro poliziotti e carabinieri. Altro è dire che vedo proprio la caserma, lì c'è la caserma, fisicamente una struttura, un edificio dove c'è scritto carabinieri o polizia dello Stato. Sì, sì, Luigi, dico che c'è scritto, c'è la stazione dei carabinieri. Allora magari devono fare più attenzione, che cosa vi devo dire? Devono fare più attenzione e devono pizzicare questi buontemponi, perché tutti coloro i quali verranno in vacanza a Ginosa, se vedranno quelle porcherie per strada, io temo che non ritorneranno più a Ginosa e andranno in qualche altra località. Perché se tu il primo ti lamenti, anche gli altri... ma di certo Ginosa sta perdendo proprio per questo fatto. In più ci sono, ora devo dirti anche un'altra cosa, ci sono un casino di cani randaggi, che più e più te li vedi, proprio una cosa pazzesca. Tu mi parli dei cani adesso, arrabbiato. Sì, ecco perché sono entrato nell'argomento di cani. Lasciamo stare, altrimenti adesso ci telefono l'associazione a protezione degli animali e dici come vi siete permessi di dire che gli animali randagi sporcano. Facciamo attenzione. No, io dico perché non sporcano, non fanno la cacca per strada, no, poi quella cacca è
come si dice, un fertilizzante, quella cacca è positiva, perché porta tanto profumo alla natura, caro Leonardo. Dobbiamo adeguarci. Oggigiorno non si dice più che la cacca dei cani è simbolo di sporcizia per le strade, è positiva, perché la cacca si usa per i terreni, per far produrre belli terreni. Non so se è chiaro, caro Leonardo, facciamo attenzione. E poi adesso non c'è cittadino che non abbia il suo cagnolino. Anzi, tu perché non compri un bel cagnolino? Perché non vai al canile, che ce ne sono tanti abbandonati purtroppo? Prendi un bel cagnolino, perché la verità è questa. Per comprendere le esigenze dell'animale, del cane, del migliore amico dell'uomo, bisogna possedere un cane, bisogna avere un amico cane. Non so se è chiaro. Sì, no, è chiaro. È perché il cane diventa come un figliolo, come un fratello. E il padrone del cane entra in simbiosi con l'animale, insomma. Basta uno sguardo tra di loro per comprendersi. Poi c'è chi dice che il cane, diciamo, memorizzi tutto quello che fa il suo padrone, nel senso che prende coscienza di quella che è lo stile del proprio padrone, degli umori del proprio padrone, dei comportamenti del proprio padrone, e quindi se il padrone è buono, il cane è buono. Se il padrone è discolo, anche il cane diventa discolo. Tutto dipende dal proprietario del cane. E quindi non prendiamocela con i cani, che purtroppo non hanno colpa, si hanno i padroni che fanno fare la pipì dove non devono farlo, la cacca dove non devono fare. E diciamo che sono un po' disattenti. Però tu te la prendi con i cani randagi. Eh sì, perché il comune non fa la sterilizzazione. Non lo sappiamo se il comune non fa la sterilizzazione, non lo sappiamo. Chi ce lo dice? No, e ti vedi, diciamo, che portano, come dire, quei piccoli più là, diciamo quei grandi, e te li vedi là 5 o 6 che si radunano. Ci sono diversi branchi di cani? Sì. Vabbè, caro Leonardo, tu ci hai descritto Ginosa un po' negativamente, e invece Ginosa è una bella è una bella località turistica. Allora ci auguriamo che questi problemucci che tu ci hai raccontato vengano risolti al più presto. Io speravo che fossero già stati risolti, visto che una settimana fa, 10 giorni fa, ci siamo già sentiti per questo problema. Ti saluto allora, Leonardo. Ok, ti ringrazio, buon lavoro e buon pranzo a tutti quanti voi. Ma spero che prima di pranzare aspettino l'una, così continuano a seguire il nostro programma. E tu che hai per pranzo oggi? Senti, non so che cosa ha preparato mia moglie. No, io non dico... lo so, perché adesso devo andare a prendere il piccolo dall'asilo. Hai i diversi orari. All'una e mezzo devo andare a prendere l'altro dalla scuola. Insomma, siamo impegnati. Siamo impegnati e l'orario del pranzo viene modificato, viene organizzato rispetto all'uscita da scuola. Eh sì, alle 2 pranziamo. Ecco perché è importante che vi siano i consigli di istituto, i consigli di circo, insomma i consigli dei rappresentanti dei genitori, e che ci sia sempre questo confronto tra i genitori e la scuola, perché come ben vedete ci si adegua poi alle fasce orarie, quindi cambiano anche gli usi, le abitudini di genitori, nonni, dell'intera famiglia rispetto all'orario di uscita di un bimbo, se magari deve rimanere a mensa o meno, giusto? A mensa scolastica, dico. Sì. Mm-hmm. Va bene, ma quindi non è iniziata la mensa scolastica? No, mi sa di sì, perché mio nipote non rimane alla mensa scolastica. Però c'è il servizio. Sì, il servizio sta. Va bene. Grazie Leonardo di questa telefonata. Grazie, buon proseguimento di giornata. Buona giornata. Grazie. Allora, avevamo preannunciato il collegamento quest'oggi con il consigliere comunale Pietro Dantini, e avevamo già detto che l'argomento principe
della puntata sarebbe stato il cimitero comunale di Acqueviva delle Fonti. Vediamo se riusciamo a collegarci con il consigliere comunale Dantini per parlare di questo argomento. Vi abbiamo già fatto vedere un po' di immagini lunedì scorso, quando abbiamo ospitato Tonino Santamaria, con cui abbiamo parlato di altri argomenti, ma poi ci siamo soffermati su quanto riguardava la nostra città e, tra le tante sfaccettature, anche del cimitero comunale, dei servizi comunali e dello stato del cimitero comunale, di come è organizzato un comune, della sua esperienza in quanto politico, seppur siano trascorsi un bel po' di anni, dell'esperienza e del confronto tra la parte politica, tra la parte politica che amministra la città e la parte politica che amministra la città e diciamo la parte tecnica, i funzionari del comune, l'apparato burocratico, quell'apparato di cui abbiamo parlato anche qualche altro giorni fa con Achille Signorile, altro nostro ospite che in passato ha avuto rappresentanza istituzionale fino ad essere anche sindaco della nostra città e quindi ci ha fatto l'esempio del confronto tra l'istituzione e il funzionario e il dipendente e quindi di cosa potesse succedere nel momento in cui il politico deve confrontarsi con la parte burocratica dell'ente che sta amministrando e quindi di quanto accade e del perché evidentemente poi ci sono dei ritardi nella pubblica amministrazione, nell'esecuzione di quelle procedure che devono portare poi a risolvere le problematiche di una città. E allora, il consigliere comunale Dantini oggi parlerà del cimitero comunale di Acqueviva. Noi abbiamo ricevuto anche diverse vostre segnalazioni, non solo recentemente, ma anche da tempo, e quindi siamo certi di poterne parlare, non perché si tratti di problemi strettamente temporali, e quindi di osservazioni che ancora oggi sono efficaci, sono all'ordine del giorno. Allora, consigliere comunale Pietro Dantini, ben ritrovata, buona giornata, anzi buon 12:33, fa l'orologio mio, il suo consigliere che ora riporta? Stesso orario, buongiorno a tutti. Quindi l'orario, l'orologio di un consigliere comunale corrisponde a quello di un cittadino, dei cittadini. Quindi abbiamo almeno qui qualcosa in comune, consigliere comunale. Va bene questo, è giusto, tutto possiamo Incominciamo con qualcosa. E insomma, trovare già qualcosa in comune è importante. Certo. E quindi non dobbiamo perdere di vista l'ora, perché noi tutti cittadini abbiamo questi stati di ansia. In alcuni casi quest'ansia si è trasformata in rassegnazione, in altri in, come si dice quando tu mangi un prodotto e ti fa male, mannaggia. Sai, quando mangi essere un'indigestione oppure può essere un'intossicazione. Il prodotto, quando si ha a che fare invece con qualcuno che rappresenta le istituzioni, noi consigliere comunale, voglio dire un ente, un'istituzione, una politica che non risolve i problemi, in alcuni casi c'è proprio la repulsione, c'è lo sconcerto e quindi dopo l'ansia e dopo tutto questo, la rassegnazione, la repulsione, ma proprio non ne posso più, non voglio avere più a che fare
e quindi scivola via tutto quanto e si vive alla giornata. Non si nota più se il cimitero non è ben tenuto, non si nota più la sporcizia per strada, non si nota più quello che non va. E questa è la morte della democrazia, perché se poi gli altri non partecipano alla cosa pubblica, chi resta nel gruppo, nell'insieme, che mi ricorda il mio caro maestro Giacomo Martielli, nell'insieme della democrazia? Poi ci sono i sottoinsiemi, e ce ne sono tanti, ma questi dovrebbero lavorare a fare in modo che l'insieme della democrazia sia sempre più soddisfacente e soddisfatto di tutti questi sottoinsieme. Allora, consigliere comunale Dantini, ma lei è soddisfatto? Del cimitero comunale in questo caso? No, dell'insieme Acquaviva? No, sinceramente no. E figuriamoci noi allora, se non è soddisfatto lei che fa parte della categoria? Ma io purtroppo sono la categoria, all'interno della categoria sono parte minoritaria. Consigliere, mi fa piacere oggi, giacca, cravatta, bello luminoso, come se avesse avuto qualche incontro istituzionale, forse ha parlato col sindaco? Ho avuto una conferenza dei capigruppo. Anche oggi, la conferenza dei capigruppo, quale coincidenza strana, e meno male che non ci ha dato buca oggi, consigliere Dantini. Ho svolto io l'attività di presidente e quindi ho cercato di accelerare i tempi. Ah, quindi siete stati produttivi. Di che cosa avete parlato, presidente facente funzioni Dantini? Allora, abbiamo regolamentato il consiglio comunale che si terrà domani. Domani 13 maggio, a che ora? Ore 15. Naturalmente tra di voi, è così. Io sarò in piazza. In piazza? Certo. E che fa? Provocare assembramenti? No. È zona gialla, cominciamo a partire da zona gialla. Gialla. Ma lei che farà in piazza adesso? Che fa? Perché siccome il tema che andremo ad affrontare riguarda l'impianto di biometano... Ancora lo dovete risolvere questo problema, siete un po' tardini, dovete essere più veloci, consiglieri. Ma forse per me si sarebbe dovuto risolvere già, non sarebbe nemmeno nato come problema. Cioè una X sul tutto quanto che riguarda e quindi no e basta, è così. Io sono per il no in maniera... E chi è per il sì? Che noi vorremmo capire, chi è per il sì? Chi è per il sì? Coloro che domenica scorsa hanno detto no. Prego? Coloro che domenica scorsa durante il comizio hanno detto no. Lei fa lo spirito... Faccio riferimento, un chiaro riferimento al sindaco, visto l'ordine del giorno che ha presentato. Ce lo vuol leggere per piacere l'ordine del giorno? Un attimo, glielo trovo subito. Non è come quando andavamo a scuola noi che si imparavano a memoria gli ordini del giorno, le poesie, consigliere? Vabbè, ma questa non è una poesia, direttore. Ma lei ce la potrebbe leggere come se fosse una poesia, un verso. Non dico che dobbiamo fare... Molti mi accusano che quando leggo in maniera particolare, perché essendo stato in un luogo molto cattolico, diciamo così. Lei fa capire il senso delle singole parole? Questa è l'accusa. Rispetto molto la punteggiatura e leggo con particolare espressione. Scusi, consigliere, ma lei quando sta senza far niente la mattina può venire a fare la rassegna stampa così io mi riposo un po'? A disposizione, direttore. Tanto si deve limitare a leggere quello che è scritto. Sia se è scritto da uno di sinistra che uno di destra. Si deve arrangiare, consigliere. Quello che è scritto... Per me la stampa è libera di scrivere quello che desidera. Non sono per limiti. Allora, direttore, se vuole la leggo la delibera. Ci mancherebbe. Delibera di confermare la premessa, gli atti, i documenti richiamati, ancorché non allegati, e di costituirli quali parti necessarie. Si riferisce ovviamente alla parte, diciamo, di premessa e la delibera di giunta dell'8 aprile 2019, con la quale loro aprivano come amministrazione agli impianti di biomassa, FOSSU, e qui si riferisce anche nelle premesse alla delibera di consiglio comunale del mese scorso, di marzo 2021,
con la quale loro emendarono un nostro ordine del giorno e, diciamo, posero come gli impianti di biomasse, come si può dire qua, impianto di gestione anaerobica da realizzarsi ad acqua viva, e quindi praticamente loro in qualche maniera davano l'assenso a questo tipo di impianti. Quindi nella delibera, la prima parte della delibera è confermare la delibera di giunta che hanno fatto, poi di prendere atto dei pareri dei referenti degli enti, dei comitati, delle associazioni libere di cittadini e le associazioni di categoria che hanno richiesto di partecipare in modalità telematica in sessione aperta prendendo parte al dibattito. Questo punto mi consento di dire che è un punto molto sui generis. Perché dico sui generis? Perché questo punto avrebbe avuto senso se le associazioni e gli enti avessero già parlato. Siccome parleranno in quella seduta, non so loro di che cosa prenderanno atto, di cosa prendono atto. Vabbè, è una scelta loro. Di prendere atto che nella comunità coidese si sono manifestate iniziative di mobilitazione e di sottoscrizione contraria all'insediamento nel territorio cittadino del sopracitato impianto. Di impegnare la Giunta e il Sindaco ad esprimersi negativamente nel merito del progetto, nell'ambito della procedura autorizzativa della PAUR richiesta dalla società PANAC SRL. Allora, se tu dici di no a quell'impianto, però poi dicono di dare indirizzo alla giunta comunale e al sindaco di avviare un tavolo, questi benedetti tavoli, con i consiglieri comunali, le associazioni ambientaliste, i comitati e le altre realtà territoriali, per avanzare proposte concrete in merito alla necessità di ridurre i costi dei conferimenti delle frazioni organiche e inorganiche al fine di ridurre la TARI e di redigere entro 6 mesi, e su questi 6 mesi loro ci devono spiegare perché 6 mesi, un regolamento attuativo degli indirizzi contenuti nella delibera di giunta 57. Quindi praticamente loro chiedono essenzialmente di... Ci invitano tutti, consiglieri, parti interessate, per dire che cosa? Per fare un regolamento sulla base di una delibera di giunta che prevede questi tipi di impianti. Cioè sostanzialmente noi l'impianto della PANAC, che è quello in oggetto, lo facciamo uscire dalla porta ma lo facciamo entrare dalla finestra. Ditemi voi se questa delibera di consiglio è una delibera di consiglio che rispetta in qualche modo quello che hanno detto in consiglio comunale. Vabbè, quindi presumo però che il tutto possa essere emendato, rivisto, modificato. Non è a scatola chiusa quella... Io dico questo, direttore. Poi ovviamente proposta. Oggi parliamo del cimitero ed è giusto che si parli del cimitero perché i cittadini si sono connessi con noi per questo. Io dico solo questo, la cittadinanza in maniera chiara attraverso un comitato ha detto di no a questa tipologia di impianti, per varie ragioni. Ora, oggi un'amministrazione che crede veramente nell'attività politica partecipata del popolo, quindi quando ricevi un no da 2.000-3.000 persone, ora non so quante sono le firme, vuol dire che quell'impianto non lo vogliono i cittadini. Ora, continuare su questa strada, non lo so quanto sia proficuo, ma soprattutto loro ci devono dire perché continuano ad andare dritti per questa strada. E le spiegazioni ce le devono dare in Consiglio Comunale, che è la massima assise. Ecco perché la mia presenza in piazza. La mia presenza in piazza è una presenza di protesta. Cioè io voglio capire perché questo sì ostinato e contrario. Va bene, Consiglio Comunale che si svolge ancora attraverso il collegamento e quindi non in presenza nella sala consigliare fisica. Purtroppo sì. E va bene, e lei quindi sarà in piazza. Io seppur l'abbia tolto le lenti... Perché Consiglio Comunale, mi permette di dirle anche direttore, capisco. Consiglio Comunale... doveva essere svolto in piazza, così come voleva il comitato, è solo che c'è stata la negazione da parte della maggioranza. I consigli comunali vanno svolti tra la gente deve poter partecipare, deve poter guardare negli occhi i consigli comunali quando votano, quando si esprimono.
E non che noi ci vediamo, ci arrocchiamo in queste telecamere in cui ognuno è nel proprio ufficio per paura che ci possa vedere qualcuno. Scusi, consigliere comunale, chi è che chiede che si svolga in piazza? Non ho capito, anche la minoranza? Sì, sì, certo, ma la minoranza ha chiesto più volte che si svolgesse in piazza. E quindi tra questi... Era iscritto, l'ha fatto il comitato, il Gallo. Ah, vabbè, il comitato, vabbè, ok. Però tra questi componenti della minoranza ci sarà qualche consigliere che ha votato anche quel regolamento che ad oggi non consente a Telemaig di portare in piazza quanto avveniva in consiglio comunale. Ecco, questa un po' questa incongruenza della politica poi spiega il perché alcuni o cambiano partito o non vanno più a votare, insomma. Quindi quando conviene si vuole che si svolgano in piazza gli argomenti, quando non conviene si devono svolgere a casa nostra. Ecco, mi permetto di dire, questo non riguarda lei, ma riguarda qualche consigliere del gruppo La Minoranza che ha voluto quella porcheria di regolamento che non consente a Telemaig ad oggi di svolgere le sedute del Consiglio Comunale, perché anche oggi noi le avremmo potute mandare in diretta, ma non ci è consentito farlo per quei consiglieri comunali di cui i suoi colleghi, la minoranza, ci sono e hanno una grossa responsabilità, se la porteranno dietro per tutta la vita, perché saranno iscritti nella storia come censori della libertà di informazione di un'emittente televisiva che è stata la prima a mandare in onda i consigli comunali a quelli delle fonti. Vabbè, ma lasciamo stare, questo è un capitolo che quando il TAR si sveglierà deciderà che cosa fare, perché la giustizia in Italia funziona così, no? Funziona in questa maniera, quando si svegliano, quando poi non serve più, forse arriverà questa sentenza. Ma lasciamo stare, questa è la giustizia in Italia, sia amministrativa che in altri settori, è lunga e non ne parliamo, lasciamo stare, lasciamo stare. Parliamo di cimitero comunale, dove là c'è la giustizia divina, perché lì vanno e riposano i nostri cari. E noi esseri umani non ci possiamo far nulla, non sappiamo quando sarà la nostra ora, non sappiamo nulla della, no, della nostra vita e quindi ci sentiamo consiglieri immortali, specialmente se abbiamo una giovane età, poi man mano che andiamo avanti, ci avviciniamo ai 100 anni, cominciamo a pensare che la nostra vita sta andando avanti ed sono più gli anni che abbiamo già trascorso di quelli che potremo trascorrere. E quindi è un luogo in cui dimorano i nostri cari, in cui noi quando li andiamo a salutare, a pregare per loro, seppur semplicemente a cambiare l'acqua ai fiori o a mettere un nuovo fiore, un fresco fiore sulla tomba, e siamo lì e ha una natura pedagogica, diciamo psicologica, e l'andare al cimitero, e specialmente in questo periodo di Covid, può essere per molti di noi motivo di rilassamento. Il ricordare quei cari può significare aumentare la nostra voglia di vivere e di resistere a questa pandemia. Ora, ritrovare il cimitero in pessime condizioni non è certo una buona cosa. Che ad oggi lo si ritrovi con l'erba alta e con pavimentazione divelta e con qualcuno che ti riferisce ieri è caduta la signora e si è fatta male, non è una buona cosa, sia dal punto di vista proprio dell'umanità di quanto accaduto, che è per il rispetto di quel luogo sacro, insomma. E allora io le chiedo quali sono le osservazioni che sono state poste alla sua attenzione, perché noi le abbiamo ricevute anche delle immagini, le abbiamo fatte vedere. Abbiamo parlato anche della gestione del cimitero, di chi dovrebbe curare questi aspetti, e ci piacerebbe capire il suo interessamento e cosa le hanno segnalato i cittadini. Facciamo una piccola premessa per correttezza nei confronti dei cittadini, perché sono tenuti a saperlo. Sì. L'appalto di gestione del cimitero per gli anni 2020-2024
è stata approvata con delibera di consiglio comunale il 24 ottobre 2019 e comprende un costo complessivo di gestione di 1.000.000 e 20.000 euro, cioè all'incirca 290.000 euro, oltre i IVA ovviamente, all'anno. No. Quindi parliamo di somme molto alte, allora, che il comune sta investendo sul cimitero. Cioè qua, la somma è di? Allora, la somma del servizio è pari a 1.000.000 e 20.000 euro. Per che periodo? 2020-2024. Ah, quindi per tutto questo periodo, la somma si riferisce all'intero arco. Eh beh, normale, noi approviamo, diciamo, cosiddetto blocco completo. Consigliere, ricordi, quello che per lei è normale non lo può essere per noi comuni mortali. Ovviamente la ditta che si è aggiudicato l'appalto se l'è aggiudicato per una proposta migliorativa che prevedeva una serie di obblighi da parte della ditta. Noi ci ritroviamo ad a maggio 2021 e mi sono arrivate diverse segnalazioni dalle quali l'intera proposta migliorativa ad oggi è, vorrei dire totalmente, ma non ho le prove certe, parzialmente in evasa, questo lo posso dire, perché non c'è praticamente una cura del verde pubblico adeguata, non c'è praticamente i mezzi utilizzati anche dal personale, non sono quelli della proposta migliorativa, tant'è vero che io ho ricevuto delle foto che le ho cortesemente girato, dove si evidenzia in che modo lavorano i dipendenti, non per colpa loro ovviamente, sono indipendenti, sono se vogliamo vittime, tra virgolette, di questa situazione. Quindi noi oggi ci ritroviamo in una situazione del cimitero dove ci sono dei punti poco chiari, diciamo così. Quindi io subito, quando ho avuto le segnalazioni, ecco perché gli ho fatto la proposta di parlare del cimitero, perché i cittadini devono sapere che la ditta che si è aggiudicata questo appalto non è che si è aggiudicata per 100 lire, stiamo parlando di 1.000.000 di euro, soldi nostri, le nostre tasse. Quindi il cittadino ha il diritto di poter recarsi presso un cimitero per trovare i suoi cari, dignitoso, in una condizione dignitosa. In tutto questo io ho preparato una nota molto forte da presentare al dirigente, perché è lui che deve controllare, è lui che ha l'obbligo di vigilare su questo aspetto, e praticamente è a vaglia di alcuni tecnici, perché il cimitero, direttore mi permetta, non è solo un luogo di culto, ma è a livello civile, penale, ha una serie di obblighi da rispettare, obblighi della ASL, obblighi praticamente civili, ci sono diversi obblighi che devono essere rispettati all'interno di un cimitero, e quindi il dirigente è tenuto a vigilare che la ditta che percepisce un compenso grazie a una gara che ha vinto per una proposta migliorativa rispetti quello che ha pattuito. Cioè io non sto chiedendo al dirigente di più, sto chiedendo al dirigente, perché questo è quello che chiederò essenzialmente, se ad oggi il capitolato Doniani viene rispettato dalla ditta, e se non viene rispettato, se il comune, attraverso il comando di polizia locale, ha provveduto a sanzionare la stessa ditta. Perché sennò poi il cittadino a chi deve andare a reclamare? Su Marte deve andare. E quindi il cittadino deve essere tutelato da questo punto di vista, secondo il mio modesto parere. E il dirigente è tenuto a far rispettare il capitolato ad oneri. Allora, ricapitolando, consigliere, il periodo di questa concessione in Global Service, esattamente, del servizio di gestione del cimitero comunale riguarda il periodo 2020-2024. Esatto. Global Service significa il cosiddetto chiavi in mano, giusto? Certo.
Quindi certo. L'azienda deve occuparsi del verde pubblico, di tutto, delle tumulazioni, tutto, della pulizia, della luci, raccolta, tumulazioni, aggiusti, i guasti che ci sono deve aggiustare lei per tempo, deve praticamente occuparsi della manutenzione del verde, gli attrezzi da utilizzare dai dipendenti per la tumulazione, per la ditta deve curare tutti gli oneri che ci sono riguardanti il cimitero. Sì, ora questo significa che, se abbiamo detto 2020-2024, che già dall'anno scorso certo, avremmo certo. dovuto ritrovare queste, quanto previsto nell'offerta certo. tecnica, riportato certo. nell'esecutività, nelle modalità operative all'interno del cimitero comunale. Per tutto certo. è giusto? È così? Certo. certo. Oh. Siamo però a maggio 2021. Esatto. Oh. Allora, io faccio un'osservazione, perché lei vede, anche per quanto riguarda l'appalto dell'aro Bari 5, ci sono i famosi elementi migliorativi. Certo. Io non so se questi famosi elementi migliorativi che vengono inseriti all'interno delle gare, a qualsiasi livello, e consentiti dalla normativa, perché se ci sono è perché c'è una norma voluta dalla politica che consente che vengano inseriti, affinché possano essere assegnati dei punteggi rispetto a questi elementi migliorativi. Certo. E sono motivo discriminante rispetto ad altre aziende che, non prevedendo gli stessi elementi migliorativi o di inferiore qualità o natura o numero, possibilità di essere in secondo piano, in terzo piano, in graduatoria e così via. Quindi questi elementi migliorativi significano avermi dato la possibilità di vincere una gara. E certo, è questo il punto. Oh, quindi come è avvenuto in quella dell'Aro Bari 5 e negli altre occasioni, io prendo quella a riferimento per dire che ma se io oggi... Piazza Kennedy, per esempio, Piazza Kennedy, qualsiasi appalto, sì. le proposte migliorative poi devono essere verificate. E questo è il problema, direttore. Sì. Vabbè, ma lei sa, però lei lo sa che non lo deve dire a me. No, perché, no, io l'ho detto dirigente. Perché però con me, come sfonda il portone aperto, come secondo cancello del cimitero comunale, che non può essere aperto e lasciato così, incustodito, esatto, secondo esatto. quanto prevedono le norme che lei dice certo. di natura civile e anche penale. Perché? Certo. Perché se dallo stesso cancello si consente di far entrare ciclomotori, quindi biciclette o auto, è naturale che se io vengo investito, chi andrà a finire in galera, ci sarà qualcuno che andrà a finire in galera, su questo non ci sono dubbi, specialmente ovvio. Se io vado a finire direttamente nell'oculo, non so se è chiaro. Certo. Allora, un'amministrazione, un'organizzazione che lascia un secondo cancello aperto, dove c'è anche persone che mi disturbano nell'ingresso, diciamo così, che non è in grado nemmeno di dire tu qua non puoi stare perché devi tenere la distanza, non devi disturbare chi entra, già dimostra una scarsa sensibilità umana, io dico. Poi lasciamo stare se si è capace o meno di amministrare. Ma io dico, questi elementi migliorativi si sarebbero dovuti già verificare, non oggi 2021, ma dopo una settimana dall'inizio del capitolato, dall'inizio dall'assegnazione di questo capitolato, perché è naturale che, diciamo, se io dico che utilizzerò dei nuovi strumenti o un certo numero di dipendenti o delle attrezzature, le devo mettere a disposizione da quando è previsto nel capitolato. Se è previsto da entro 3 mesi, io devo sapere che al primo giorno del quarto mese ci deve essere già quell'attrezzatura, già quel personale, certo. già quella modalità operativa, altrimenti quel 1.020.000 euro, se non ho capito bene, che lei ha detto, 1.020.000 euro, sì. Quella cifra che i cittadini pagheranno attraverso il comune, insomma, questa gara, attraverso le tasse, eccetera, eccetera, non corrispondono al servizio che si starà eseguendo. E quando recupererò io questo servizio che non viene espletato al cimitero comunale, se non c'è un funzionario che va lì
o un dipendente mandato dal comune, un ispettore, chiamiamo come vogliamo, che scriva che il 1° marzo 2020 questa attrezzatura non c'era, i dipendenti erano 3 anziché 4, eccetera, 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 eccetera. Non so se è chiaro. Questi mesi che vanno in più sono una perdita di soldini e un danno erariale, su cui la Corte dei Conti dovrebbe mettere la lente di ingrandimento, perché il problema non è solamente il buon tempone a livello generale che deve essere condannato perché ha sbagliato i conteggi e si sta mettendo i soldi in tasca, diciamo così, ma è anche chi i soldi li fa perdere ai cittadini attraverso delle risorse pubbliche che vengono sprecate se a queste risorse non corrispondono i servizi previsti. È giusto quello che io dico, consigliere? Direttore, è esattamente il mio stesso identico pensiero. Ecco perché una volta che i tecnici mi daranno l'ok, io presenterò questa nota al dirigente e il dirigente mi dovrà rispondere. E poi commenteremo la risposta del dirigente, direttore, perché è giusto che i cittadini sappiano. Io, consigliere, mi permetto per esperienza di dare un ulteriore consiglio, perché lei, certo, lei sembra un consigliere di serie B perché è di minoranza. Mi scusi se la chiamo così. Non è che la chiamo così perché non tifa per l'Inter, diciamo, ecco. Non ti farò mai per l'Inter. E vabbè, quindi non avendo vinto lo scudetto non la posso chiamare di Serie A. Però io voglio dire, ma non è di Serie B, dai, non si arrabbia adesso, perché lo so, quando si parla di calcio non esiste la politica, va sempre in secondo ordine. Meno male che c'è la famiglia che almeno su qualsiasi cosa prevale. Allora dicevo, consigliere, ma lei ha un potere enorme. Lei domani mattina va dal comandante dei vigili urbani ed esiga, se è libero, di andare a fare una visita al cimitero comunale col comandante dei vigili urbani e poi mi dica se il comandante dice di sì o di no. Così chiamo io l'amico Giovanni Centro e gli dico: scusi comandante, ma non avevi 10 minuti di tempo per andare a fare una visita al cimitero comunale dove ci sono i nostri cari? Verbalizzate tutto quello che trovate, lo imponete agli atti e di lì, come dice il compagno ex Tonino Santamaria, compagno dal punto di vista politico, carta canta, perché se lei scrive al funzionario, il funzionario tra virgolette dorme perché ha altre tante cose da fare, passeranno altri mesi, passerà tutto il 2021 e non vorrei che si giunga al 2024 quando il comune sarà chiamato a spendere altre risorse, milioni di euro, per lo stesso cimitero comunale. Esatto. Non so se è chiaro, perché ormai abbiamo capito che in Italia questo discorso delle lettere non funziona, si scrive alla procura e chissà quando interverranno, si scrive ai carabinieri e chissà quando interverranno, si chiamano i vigili e chissà quando arriveranno. E allora lei ha il potere ispettivo, lei è come se fosse lo Stato. Vada al comandante dei vigili urbani, se non è disponibile lui le darà un referente della polizia municipale, un agente eccetera eccetera. Ve ne andate a fare una bella passeggiata al cimitero, prendete carta e penna e fate fotografie, allegate il tutto e documentate quello che avviene. Da quel momento in poi mettete in mora tutti i soggetti che sono coinvolti in questa situazione e che sono stati, diciamo, disattenti nel non risolverla prima. Infatti l'obiettivo è proprio quello, che se ci dovessero essere dei responsabili per la quale, per la loro negligenza, questo appalto non viene rispettato, questa proposta, è giusto che paghino. Oh, benissimo, allora, questa era una mia osservazione. Allora, noi dobbiamo però anche dire, consigliere, che i costi del cimitero sono lievitati rispetto al passato. Cioè che con 10 euro che io compro dei tufi e altri 10 euro una sacchetta di cemento, posso fare 10 tombe e lì se ne vanno centinaia di euro per tumulare una persona. I costi sono elevatissimi, io non so chi abbia fatto i conteggi, che poi è l'ufficio tecnico, ma sono costi elevatissimi. Io penso che forse sarebbe meglio dire all'utente: paghi i funerali
alla tua ditta e la ditta deve fare tutto, così eliminiamo tutti questi costi che sono un fregare i soldi ai cittadini, perché una chiusura di un loculo che costa 10 euro io non la posso pagare centinaia e centinaia di euro, non so se è chiaro, se vogliamo andare nei dettagli. Come non è giusto che io debba andare al cimitero comunale e in periodo di Covid toccare l'innaffiatoio che sta lì, non è stato igienizzato. Ma siete pazzi, scusatemi, voi siete pazzi, non solo chi gestisce il cimitero, ma chi vigila e controlla e non lo fa, siete pazzi, non so se è chiaro, quegli innaffiatoi di là vanno tolti, non so se sono chiaro. Chiarissimo, direttore, chiarissimo. Voi fino ad oggi avete acconsentito che qualcuno potesse prendere il Covid toccando quell'innaffiatoio. Siete pazzi! Perché non c'era nemmeno il gel all'ingresso di quel cimitero fino a poco tempo fa. Siete pazzi! E allora io dico, poi se qualcuno si permette di fare la querela, andiamo in tribunale con tutta la documentazione. Mi farà piacere andare in tribunale. Perché voi siete pazzi! Perché quando si dice a un cittadino c'è il Covid, igienizzatevi le mani, fate questo e quell'altro, non mi dovete acconsentire ad entrare in un cimitero comunale e a lasciare quell'innaffiatoio lì alla portata di tutti senza che possano essere igienizzati. E non li devo igienizzare io. Me lo dovete dimostrare voi, servizio pubblico, che state igienizzando quegli innaffiatoi che vengono presi da chi che sia. Non so se è chiaro. Come bisogna dimostrare i bagni, come sono igienizzati, quando vengono igienizzati. E allora io mi rendo conto che, come sto fatto che quando si va a toccare la tomba ci si abbassa la mascherina e si bacia la tomba, ma si è veramente, non c'è ancora una linea guida lì pubblicata dove si diano delle indicazioni a chi è a 80 anni ancora questa abitudine di toccare le labbra e toccare la tomba, la fotografia, portando la propria saliva su quella immagine di chi andrà dopo a toccare la stessa fotografia. Si è pazzi nell'amministrare la cosa pubblica in questa maniera. E io mi assumo tutta la responsabilità di quanto dico e avviene nel cimitero di Acquavive dalle Fonti, perché il resto sono fesserie. Parliamo di salute pubblica e questa va salvaguardata, e quindi a consentire all'ingresso nel cancello numero 1, dove recentemente è stato rimesso il gel per fortuna, e dal cancello numero 2 dove il gel non c'è, è essere pazzi, non so se è chiaro, e io lo voglio ribadire, è essere pazzi. Io spero che qualcuno sia all'ascolto. Come non è giusto che la ASL non vada lì e faccia gli opportuni controlli. E ne può dire che siccome sono impegnata a fare le vaccinazioni, non ho il tempo di andare al cimitero comunale di Acquaviva e di verificare se vi sono le condizioni per poter camminare in sicurezza. È tutto quanto previsto a protocollo sanitario in periodo di Covid. Fino a ieri eravamo arancioni, fino all'altra settimana, dico. Oggi è mercoledì, quindi fino a domenica a mezzanotte eravamo arancioni. Va bene? Consigliere, abbiamo capito che il servizio pubblico, indipendentemente dai comuni, non funziona per niente, noi ci auguriamo che qualcosa cambi, ma tutti questi elementi migliorativi, come queste strumentazioni che lei gentilmente mi ha fatto notare, come la barella, insomma, questi allegati, queste attrezzature, ci sono al cimitero comunale, che lei sappia? No, in questo momento no. Cioè le passerelle bordo fossa ci sono? No, dalle foto che mi sono state inviate no. E per le inumazioni, questo strumento c'è? Il calaferetri c'è? No. La lettiga c'è? No. Il montaferetri c'è? No. Quello vabbè, che consigliere, di che stiamo parlando? Appunto, quello che si vede, quello che le strumentazioni che hanno, sono le foto che io le ho inviate. E vabbè, consigliere, allora... stiamo dicendo che quanto scritto qua non lo ritroviamo al cimitero comunale. Esattamente. Certo. Ma siamo nel 2020. Era proposta migliorativa, dalle foto e dalle testimonianze che ho ricevuto, non viene assolutamente recepita. Ecco perché la nota si rende necessaria
perché i dirigenti si devono assumere le loro responsabilità. Ora io naturalmente devo legislare. Ci tengo a precisare che io prendo a riferimento la documentazione che ho tra le mani, che lei mi dice che è quella che è in vigore. Io la nota, che quella che gli ho mandato, l'offerta tecnica. Che è quella attuale. Non è che mi ha mandato quella di 5 anni fa. No, c'è scritto anche, come nella prima parte c'è scritto, concessione in global service del servizio di gestione del cimitero comunale periodo 2020-2024. Offerta tecnica. Quindi... Eh sì, infatti è proprio questa. Allora, consigliere, naturalmente lei mi dovrà scusare, io quando dico pazzo, non è che intendo pazzo dal punto di vista proprio semantico, pazzo dal punto di vista politico-istituzionale, ha dei comportamenti di questa maniera, ci tengo a precisare, non so se è chiaro. Si era capito questo, è vero consigliere? Io l'ho compreso. L'aveva compreso che mi riferivo in questo, non certo perché voglio dire che uno è scemo, voglio dire, ci mancherebbe, ha i neuroni non a posto, o che ci mancherebbe, anche perché non voglio offendere quelle altre persone poi, che invece andando al cimitero guardano quegli innoffiatoi e dicono che schifo, là le mani non ce li metto, non so se è chiaro, perché sono molto più sensibili di noi alcuni soggetti che noi nella nostra società, in cui ci crediamo immortali e più bravi degli altri, li cerchiamo di allontanare. Va bene, ma questo è un altro discorso di natura sociale. Allora, consigliere Dantini, abbiamo detto tutto, vuole sottolineare altro? Abbiamo affrontato il tema, penso, in maniera dettagliata. Ora attendiamo le risposte che ci daranno i dirigenti. Invito però i cittadini, se mi permette, direttore, a segnalare tutte le situazioni del cimitero comunale presso il comando di polizia locale, perché la polizia locale si occupa anche di polizia mortuaria, quindi di vigilanza anche di quel luogo. E quindi è giusto che gli agenti di polizia locale, quindi il comando, sia a conoscenza di tutto quello che non va. Quindi invito i cittadini, man mano che ci sono delle situazioni particolari, a segnalarle, oltre che giustamente all'organo di stampa e quindi a lei, che giustamente fa un ottimo servizio e diciamo dà anche eco a queste persone, che è giusto che sia così, lo segnalassero però per competenza anche al comando di polizia locale. Va bene, naturalmente non c'è nulla di personale, in quanto noi, è bene sottolinearlo, diciamo in ogni nostra trasmissione, in ogni nostro contenuto, perché noi parliamo di argomenti in maniera oggettiva, non perché legati a quella branca dell'istituzione, dell'ente, del settore e tutto il resto. Parliamo rispetto ai contenuti di questa documentazione. Ovvio. Nulla di personale. No, ci mancherebbe. E quindi... C'è tanto da fare anche per la pavimentazione, consigliere. Certo, quello però, da quello che mi risulta, non è compito della ditta che si è dedicata. Sì, appunto glielo dico, perché questo è compito invece vostro, che dovete mettere a disposizione in bilancio le risorse per rifare la pavimentazione del cimitero comunale, perché non è tanto semplice passeggiare, camminare, su un asfalto dove ci sono diverse buche, su dei mattoni che sono malmessi, divelti, insomma, è pericoloso, specialmente perché lì ci vanno molte persone anziane. Ok. Bene, allora in bocca al lupo per il Consiglio Comunale di domani. Grazie. Mi saluti. Se vuol venire anche lei in piazza, è ben accetto. Mi saluti i suoi colleghi. Certo. Mi saluti i suoi colleghi. Lei sa bene che io, finché non sarà strappato quel regolamento dove è stato detto ci sono dei refusi, io mi auguro che nella pubblica amministrazione non continuiate con i vostri regolamenti a scrivere refusi, a fare errori con questi refusi, perché altrimenti non ne usciremo mai più.
Quando avrete strappato quel regolamento, eliminato i refusi e le storture che ci sono nella limitazione della libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione, e quindi la libertà anche di un'emittente televisiva di trasmettere quanto voi fate in Consiglio Comunale, senza andare ad alterare, a toccare, a modificare nulla, ci mancherebbe, noi ritorneremo a documentare cosa che ci è stata tolta da quei consiglieri comunali, è bene precisarlo, che hanno approvato quel regolamento della registrazione delle sedute consigliari e della messa in onda delle sedute consigliari. La ringrazio Dantini per questa disponibilità. Grazie a lei, direttore. Grazie a lei e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. E ci tengo informato sui lavori, sul risultato del Consiglio Comunale di domani. Certo, certo. Buon pranzo, grazie. Grazie a voi. E quindi possiamo senz'altro concludere il nostro programma, Liberamente Parliamone, che viene trasmesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 11.50. Poi potrete seguire nelle stesse giornate le repliche nel pomeriggio in fascia serale oppure attraverso la pagina redazione Telemaig del social Facebook o del canale YouTube Telemaig. Scrivete alla nostra redazione o semplicemente con una lettera che potete imbucare all'esterno della sede dove vi è la cassetta postale oppure attraverso la posta elettronica telemaig@libero.it. I vostri messaggi, le vostre immagini, i vostri filmati al 351-931-9265. Buon pranzo a voi tutti, buon proseguimento di giornata. Grazie di aver seguito anche oggi Liberamente Parliamone.